tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi finalmente nuovo video haul autunnale di Shein. Ho cercato di ordinare anche cose più colorate del solito, seguendo anche i trend di cui abbiamo parlato settimana scorsa, quindi non vedo l'ora di vedere come sono effettivamente i capi. Ma prima di cominciare volevo parlarvi di un'applicazione che chi mi segue ormai conoscerà, e sto parlando di Letyshop. Letyshop è un'app, in realtà è anche un'estensione browser di cashback, quindi praticamente vi servirà per avere una piccola percentuale di quello che spendete online indietro. Tra l'altro è totalmente gratuita, quindi top. Vi basterà andare sul vostro cellulare, scaricare l'applicazione, dopodiché registrarvi, scegliere il sito da cui fare shopping. Tra l'altro io al momento su Shein ho il 30% di cashback, cioè altissimo. Dopodiché fare shopping come fareste normalmente, solo che quando finirete di fare shopping poi vi verranno accreditati i soldi che vi spettano sull'app di Letyshop e poi potete spostarli o su PayPal o sul vostro conto corrente. Quindi io adoro questa applicazione, a voi non costa nulla ma risparmierete qualcosina in più, quindi top. Adesso che sono riuscita a farvi risparmiare qualcosina vi faccio vedere dove spenderli. Scherzo, andiamo a vedere prima come sono i capi. Allora partiamo da questo qui rosso che mi ispira tantissimo. Ah, ho capito che cos'è. Allora, il primo capo, partiamo proprio col botto e stiamo parlando di un biker in pelle. Raga, questa è la loro stagione, non potete non averli. Ah, tra l'altro c'è una velina. Controllo odore? No, è praticamente inodore, ha proprio un velo di odore, ma non è di plastica, quindi credo che sia più l'imballaggio proprio, che è qualche giorno che li ho qua, non vedevo l'ora di aprirlo. E visto così, per me questo è top, ha la sua cernierina, immagino che poi questo si apra così, bellissimo, top, abbastanza corto, l'ho scelto in rosso perché in nero ne ho già di due misure diverse, quindi andiamolo a provare. Allora, questa giacca mi piace tantissimo, unica pecca, è una taglia M ma veste piccola, tra l'altro vi lascio qua sotto tutte le taglie così se mi dimentico ce le avete scritte qua sotto, e avrei preso una L. Di manica, vedete, è giusta ma un po' cortina e in più sento che mi stringe, cioè qua sotto potrei metterci una manica lunga ma già un maglioncino diventa un po' scomodo, quindi vi consiglio di prendere una taglia in più, perché per il resto devo dire che mi piace molto come veste, mi piace il taglio. E niente, trovo che sia veramente un must have il chiodo, e se l'avete già in nero, in questo rosso per l'autunno, è veramente qualcosa di spaziale. Alterniamo e peschiamo qualcosa di nero, perché comunque lo sapete, io il nero non posso abbandonarlo, cioè non ce la faccio. E che cos'è? Cos'è che ho tirato su? Ah, ok, allora questa è la cintura, non mi ricordo che... Ah, allora, ho provato a prendere questi pantaloni qua, che sono i pantaloni praticamente dei completi da mettere coi blazer. Io ne ho già un paio di mango che non mi soddisfa per niente, è troppo molliccioso, e volevo vedere se questi, che sono simili al modello di Zara, fossero belli indosso. Quindi andiamoli a provare, perché questi se sono belli, cioè, raga, prendeteli. Allora, questi sono molto belli, vestono molto bene, sono un pochino più leggeri rispetto a quelli di Zara, ma poco importa. Hanno veramente un bel taglio, mi piace proprio, questo non è un problema, perché metterò un elastichino di quelli per i capelli nero e non si vedrà neanche. Trovo che siano fatti veramente bene, li comprerò anche per gli altri blazer, sì, quindi li prenderò credo anche in beige, mi farò un bel completo beige sempre per quest'autunno. Devo dire, veramente promossi. Andiamo avanti e pestiamo questo blazerino, vi anticipo già, che è tra l'altro uno dei trend oltre alla giacchetta in pelle, ed è un blazer super mega arancione. Tra l'altro in telecamera sembra molto più fluo di come è effettivamente dal vivo.
alle sue spalline imbottite, i blazer oversize, se non avete visto il video saranno in tendenza, e tra l'altro in questo arancione sa proprio di autunno. Ho sputato un bambino morto, mi sa. Andiamolo a provare che è meglio. Allora, il blazer non è oversize come me l'aspettavo, non è neanche slim fit, quindi per me questo è un regular. In ogni caso rimaniamo nei trend perché abbiamo un colore vivace che, come sapete, va di moda in questo autunno, quindi top. Tra l'altro, in ogni caso, mi piace molto come veste, anche abbinato così con un bel vestitino al di sotto, un bel tacco per uscire la sera. Per me questo è super approvato. Fatemi sapere anche cosa ne pensate voi. Ve lo mostro anche dietro, è fatto molto bene, le spalline imbottite, ha un bel taglio, ovviamente gli ho dato una stirata proprio mega al volo col fare a stiro verticale, ma è da sistemare. In ogni caso, per me questo stupendo. Poi andiamo a pescare un'altra cosina, altra cosina nera, non so cosa sia, raga, non me lo ricordo. Tra l'altro ha un sacchetto super rumoroso. Sono emozionata, mi sento tipo i bambini a Natale ogni volta. Allora, questo che cos'è? Che cos'è? Non ne ho. Ah, allora, è un abito blazer cutout, quindi ha lo scollo come un blazer, ma ha appunto i tagli. Ne avevamo provato uno simile da Zara, me ne ero innamorata, ma non l'ho ancora preso perché costava sui 50 euro e stavo cercando magari qualcos'altro. E sono curiosissima, è inutile che ve lo faccio vedere così perché non si capisce una beata, quindi vediamo com'è. Allora, questo è il vestito indossato. Non mi fa particolarmente impazzire, secondo me è un po' larghetto, ho preso una M, ma una S forse sarebbe stato meglio. Trovo anche che sia un po' troppo lungo per i miei gusti, cioè l'avrei fatto così, vedete, che allunga un pochino di più la gamba, così mi sembra che mi tagli, non mi fa impazzire. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate voi, peccato perché il dietro è veramente bello così, poi mi si vede il tatuaggio di lato, vedete? Cioè, l'idea è bella, ma non trovo che mi doni particolarmente. Fatemi davvero sapere cosa ne pensate voi, se lo terreste oppure no. Tra le altre cose, se volete vedere tantissimi outfit utilizzando questi capi, andatemi a seguire anche su Instagram. Lì ovviamente pubblico più spunti outfit. Andiamo ad aprire anche questo. Ah, top! Questo l'ho preso da abbinare a un pantalone che c'è dentro. Questo è un maglioncino super carino a crop. Tra l'altro sembra abbastanza morbidoso, ma non so che materiale sia. Secondo me è poliestere comunque. Sì, infatti è acrilico. Però devo dire che così sembra veramente morbidoso. Mi piaceva troppo il taglio. Credo di essermi innamorata di questo maglioncino. Trovo che sia da Dio con le cose a vita alta. Quindi gonne, pantaloni, cioè è proprio un capo che si può sfruttare a pieno. Spero solo una cosa, che non mi faccia puzzare, perché non essendo in cotone o viscosa, anche la viscosa non mi fa puzzare, spero che vada tutto bene, perché davvero è super bello, fatto molto bene anche dietro, è bello aderente, le maniche, è super morbido, poi proprio questa cosa qua che ingrossa molto il seno mi piace tantissimo. Altro capo, tra l'altro quanti sono questa volta, raga, sono tantissimi, questo bellissimo bordeaux, anche questo mi sa tanto di autunno, inverno, così bellissimo. Ok, l'unico mio punto di domanda su quest'abito è se sottolineerà o meno la pancia, perché comunque la gonna è attillata. Poi ha questo taglio sul davanti che mostra un pochino la parte alta dello stomaco e anche le spalline imbottite. L'unica cosa sono un po' imbottite, maluccio, che non hanno il, come si dice, cioè non hanno il tessuto anche sotto per tenerle al loro posto, ma vabbè, andiamo a vedere com'è indossato. Ho trovato il mio abito autunnale. Allora, questo secondo me è pazzesco.
Camuffa molto bene la pancia, vedete, oggi io comunque ho un po' di pancetta, ho mangiato una bella piadina, quindi top direi. Queste pieghette a me piacciono sempre molto perché camuffano molto bene. Sottolinea il seno senza essere volgare, qua è aperto e mostra un pochino la pancetta, ma non eccessivamente, quindi non morirete di freddo. Le maniche mi piacciono molto, qua strette, qua più pompose. Cioè, raga, questo per me è un abito top. Provatelo, anche dietro è molto bello, sul sedere è liscio, non ha le pieghe. Niente, questo per me è approvato, nient'altro da dire. Fatemi sapere se a voi piace, io impazzisco, cioè è veramente bello, lo immagino con un bel tacco top. Altro capo, questo raga, questo è proprio un marrone inverno, quindi top, sei stata bravissima. Marrone inverno, sì, c'ha un marrone autunno, tra l'altro dovrebbe starmi da Dio essendo autunno. E stiamo parlando di un crop top, sempre con questo anello sul davanti e poi le due fasce che andate a girare e allacciare sul davanti. Questo va benissimo per quando non fa troppo freddo oppure dovete andare al bar, sapete che state tutta sera al caldo, quindi top. Allora, di sicuro questa maglietta non va indossata con questo reggiseno che si vede tantissimo, ma con due coppe. Non avevo considerato questa cosa quando ho scelto di fare questo acquisto. Devo dire che invece la parte che si intreccia qua mi piace molto, anche il fatto che si leghi dietro e rimanga il fiocco un pochino basso sul sedere mi piace molto. Io lo abbinerei a un pantalone a vita alta, una gonna a vita alta, qualcosa del genere, anche con sopra un blazer, perché no? Comunque fa la sua figura, questo intreccio bellissimo. Quindi per me approvato, anche se non è esattamente il mio capo, ecco, non so se avete capito cosa intendo. Siamo arrivate purtroppo all'ultimo capo e vi devo dire la verità, è l'unica cosa che io ho già provato. E non mi piace come indosso, credo che sia un po' colpa anche di quello che mi aspettavo io. È un pantalone, io avrei voluto più un leggings, ma ve lo mostrerò ugualmente. Stiamo parlando di questo pantalone in pelle, che come sapete la pelle va sempre di moda in autunno. E è veramente rigido, alla sua cernierina e tutto, quindi ovviamente fa le pieghe, non è un leggings, non è super aderente. In fondo aveva questo spacco che a me piace tantissimo per mostrare il tacco. Quindi vabbè, ve lo faccio vedere, ma vi dico già che non è la mia cosa preferita della vita. Allora, questi sono i pantaloni, devo dire che non mi piacciono molto perché qua sono un po' larghi. Però allo stesso tempo qua sottolineano la pancia, qua i fianchi, però qua fanno questa cosa. Peccato perché il sotto, la parte qua dello spacco, mi piace moltissimo con le scarpe, cioè veramente spettacolare. Peccato che tutto questo non mi piaccia, credo non mi doni proprio per niente. Quindi su di me questi veramente no, mi aspettavo più un leggings, invece proprio un pantalone. E non si adatta bene al mio corpo. Siamo arrivati alla fine di questo video haul. Solitamente sapete che vi do i miei vincitori, ma questa volta decretare i migliori è veramente impossibile. Mi piace tutto, a parte i pantaloni in pelle e l'abito blazer che non credo mi donino particolarmente. Per il resto mi piace veramente tutto, non posso scegliere, mi dispiace. Quindi fatemi sapere qua sotto se invece voi avete dei capi che vi sono piaciuti particolarmente. Io vi aspetto anche su Instagram dove vedrete sicuramente tutti questi abiti indossati e svariate idee outfit. E quindi vi aspetto anche lì e nel frattempo vi saluto e ci vediamo settimana prossima con dei nuovi video. Ciao!